chiamo Ralph e sono il cattivo. Ah! Scusa, non vorrei picchiare uno con gli occhiali! Hai picchiato uno con gli occhiali! Beh, coraggio! Benvenuti a Game Central Station. I treni per potere gioco destinazioni sono in partenza. È difficile amare il proprio lavoro, se è il motivo per cui nessuno ti ama. Ehi, ciao a tutti! Ralph, tu sei un cattivo, ma non vuol dire che tu sei cattivo. Io non voglio più fare il cattivo. Tutto cambia. Ora. Qualcosa sta cambiando nel mondo dell'intrattenimento. Per questo Natale Disney ha scelto come protagonista del suo film d'animazione il videogioco. Il 20 dicembre arriverà infatti nelle sale italiane Ralph Spaccatutto, capolavoro firmato Rich Moore, che porta sul grande schermo Ralph, cattivo non per scelta del videogioco Felix Aggiustatutto, che vuole provare a passare dalla parte dei buoni. Della portata rivoluzionaria di questa scelta di contaminazione ludica si è discusso alla tavola rotonda Ralph spacca i confini tra cinema e videogioco, tenutasi al Vigamus, il museo del videogioco di Roma. Di quale rivoluzione si sta facendo portatore Ralph Spaccatutto? Beh, forse dell'incontro di linguaggi diversi, il linguaggio cinema, il linguaggio animazione, il linguaggio videoludico e il linguaggio della game industry. Credo che sia una rivoluzione di sintesi. Secondo me è la rivoluzione della guerra generazionale, cioè attraverso il cambiamento dei contenuti del cartone animato classico che guarda con interesse al videogioco come uno strumento di narrazione, ci rendiamo conto che stanno cambiando molte cose, che ormai i genitori dei bambini che portano al cinema per vedere il film di Natale sono genitori cresciuti con i videogiochi. Il matrimonio tra cinema e videogioco continuerà oppure soltanto un passaggio che può essere strumentale a un'affermazione artistica e culturale del medium videoludico? No, sono convinto che la relazione pericolosa tra cinema e videogioco è solo agli inizi, in verità. Proseguirà, ma come dicevo prima, la sensazione è anche quella però di avere un occhio di riguardo verso lo stesso videogioco, cioè poi il videogioco deve darsi una dimensione anche a un canone estetico suo. Il medium videoludico sembra pronto ormai ad una legittimazione a livello culturale, un medium ricco di stratificazioni di significati, ma il mondo della cultura e della comunicazione è pronto ad accettarlo a tutti gli effetti insieme alle altre arti? Secondo me basta vedere il numero degli acquirenti e il numero dei videogiochi messi in opera, la ricchezza degli argomenti stessi, il tipo di personaggi, il tipo di intrecci. Secondo me i generi hanno due vite, o vincono o perdono. Il Vigamus ha presentato un'esclusiva mostra dedicata a Ralph Spaccatutto, visitabile fino al 13 gennaio 2013, ricca di contributi multimediali e interattivi. I visitatori potranno anche giocare con il videogioco originale da sala Fix It Felix, quello nel quale vive il simpatico Ralph. Non funzionerà! Ci dobbiamo provare! Come sono andata? Hai quasi sbriciolato il monte Diet Cola. Certo, mi pare buono. A manetta! A manetta!